sia, cambia, cambia lo profumo. Un euro questi e 1,50 euro di buoni. Il 16 gennaio del 2017 è il decimo anniversario di quello che per noi è stato l'editto bulgaro di Prodi su sia la base di Vicenza. Per noi affrontare questo decimo anno di iniziativa e battaglia sulla base americana non vuole avere nulla di retorico e nulla di appuntamento con il quale potrebbe essere che festeggiamo in qualche maniera il nostro decimo anno. Sai che da 10 anni a questa parte le cose non sono andate in meglio. Cioè in mezzo al nostro, alla nostra iniziativa del presidio dal Molin, vorremmo chiamare una manifestazione contro le grandi opere. Organizzare una mostra fotografica sui problemi dell'idrografia del Veneto, perché di problemi ce ne sono parecchi, oltre che finanziari, anche di sicurezza idraulica, perché le parole dell'avariato sindaco sono: col bacino del Caldogno siamo salvi, con quello del Trissino tutta la valle dell'Agnoguà sarà salva, quando in realtà chi studia dettagliatamente i problemi dal punto di vista tecnico, diciamo che c'è, fra virgolette, qualche problemino. Sulla ex Gasparona, può rendere conto dello stato di avanzamento dei cantieri. Avrete notato sicuramente che i lavori non sono eseguiti in modo continuativo, ma sono fatti a spizzichi e bocconi, cioè vengono cantierizzati dei tratti vengono lasciati intatti, altri tratti vengono cantierizzati, si scava, si buttano infrastrutture, piloni, cavalcavie, eccetera. E che quest'opera sta crollando, in questo momento sta crollando sotto il peso della propria insostenibilità. Sulla Valdastico Nord non c'è attualmente niente, quindi non c'è un progetto esecutivo, non sono iniziati ovviamente i lavori. C'è però un piano economico di quest'opera, che rileva come opera qui costa 2 miliardi di euro per 40 chilometri. Ora, di quest'opera qui il CIPE nel 2013 ha approvato uno stralcio di 18 chilometri per 900 milioni di euro. Quindi sono 2.000 milioni di euro per l'intera opera di 40 chilometri, posto che venga fatta, ed è stato calcolato, qui siano calcolati i pedaggi, fosse realizzata l'opera, sarebbero 74 milioni di euro in 8 anni, dal 2022 al 2026. Ma distrugge proprio le possibilità di vita che noi abbiamo dentro questa valle. Io credo che questo momento sia per noi importante, perché noi arriviamo a Treviso dove, sia per quanto riguarda i cantieri, sia per quanto riguarda poi anche le mobilitazioni sociali, popolari, insomma, che si possono mettere in atto per cercare di fermare questa ennesima grande opera, sono un po' embrionali. In questo momento noi aderiamo davvero con entusiasmo alla proposta che faceva prima Francesco, sia rispetto all'esserci quei giorni al new presidio dal Molin, sia poi ad aderire e cercare di portare tanta gente alla manifestazione che verrà fatta, perché credo che insomma questo, per quanto ci riguarda, è un momento di partenza. Il basta legato ai cattivi investimenti è un mix incredibile, ed è un mix incredibile che sorge sulla pancia della gente, però rimane lì soppito, perché probabilmente qualcuno gestisce sulla pancia della gente altri temi. Ma il vero tema, io credo, è l'opportunità che noi abbiamo, il tipo di investimento, dove va e cosa fa. Parlano di milionate di euro che vengono presi da alcune voci di bilancio e vengono girati da un'altra parte. Allora ecco che la sanità viene meno, ecco che i posti di lavoro vengono meno, ecco che la scuola viene meno, eccetera eccetera. Le opere non devono andare avanti, e se non devono andare avanti è compito nostro assumerci il fatto di bloccare quelle opere. Questa discarica sull'altipiano, costruita per buttare tutti i rifiuti e chissà cosa ci avranno buttato, perché tanto là i controlli nell'altipiano ci sono o non ci sono, è costruita per una quantità precisa di peso, e abbiamo 30 metri, si sono mossi gli speleologi, cioè, di roccia carsica sotto c'è l'acqua. Tutte le proposte, diciamo, di mantenere le grandi navi in laguna, contrariamente a quello che noi chiediamo, le estromissioni delle navi alla laguna, sono di fatto bloccate perché sono o butad della controparte per prendere tempo e mantenere intatto lo status quo, fare in modo che ci siano delle proposte, ci sia una confusione di proposte per fare in modo
che nulla cambi e le navi continuino a passare all'interno della laguna, o anche quando sono ipotesi progettuali vere nel senso procedurale, sono ipotesi progettuali che vengono bocciate. Il contorto a Sant'Angelo è stato bocciato credo una settimana fa o 10 giorni fa dalla commissione VIA, proprio per il suo impatto devastante, ipotetico ovviamente, sulla idromorfologia lagunare. Anche il canale Tresse Novo, che come il Contorta manterrebbe le navi all'interno della laguna semplicemente facendole passare per il canale dei Petroli, non di fronte a San Marco, non nel canale della Giudecca, ma mantenendole dentro la laguna e portandole alla marittima che è l'attuale porto, non ha nessuna consistenza. L'unico progetto, e ha passato recentemente anche qui la valutazione VIA, è un progetto che sposterebbe il porto alla bocca di porto di Lido a San Nicolò, e quindi ci dà perlomeno una possibilità di costruire una battaglia sul fatto che l'unico progetto reale che è in campo è un progetto che dice, con tutti i limiti per carità, ma dice le navi stanno fuori dalla laguna, non entrano. Quindi questo si apre per noi un periodo di possibilità, perché possiamo giocare anche città sul fatto dell'esistenza di un'alternativa credibile. Noi siamo, io credo davvero, gli unici portatori a livello nazionale, perlomeno, di un progetto alternativo di territorio. E dico progetto perché idea è troppo poco. L'appuntamento al Festival Nodalmonin mi sembra una cosa a cui anche noi dalla Laguna dobbiamo guardare con grande, grandissima attenzione, insomma. Ormai ne vediamo pochi di comitati nimbi, diciamo, dei comitatini di una volta. Abbiamo tutti i comitati che si interfacciano tra di loro e che hanno sviluppato un certo livello di ragionamento, tenendo insieme non solo le questioni ambientali, ma proprio perché è dal Molin che viene sta cosa, ma anche le questioni più ampie, cioè degli scenari più ampi che abbiamo, cioè la base americana che hanno costruito serve e continuerà a servire per mantenere in piedi un cosiddetto ordine mondiale, che vediamo quello che sta producendo sul piano dei conflitti armati, delle guerre, ma anche sul piano, vuol dire, delle conseguenze ambientali. Cercare di metterci in collegamento con quello che intanto è avvenuto nel frattempo, purtroppo, e che ci vede tutti quanti impegnati a contrastare appunto un ordine mondiale che tiene legate le basi americane, e non solo americane, pensiamo a quelle russe in Siria o tante altre, anche cinesi, che ne so, in giro per il mondo, e il sistema distruttivo, speculativo, finanziario, capitalistico. Creare sto nesso fra basi di guerra che producono distruzione, morte e via dicendo, con grandi opere e iniziative di speculazione che producono altrettanta distruzione e altrettanta morte. Un lungo cammino verso la distruzione del territorio. La nostra battaglia forse ci permette ogni tanto di vincere. Siamo riusciti a fermare alcune delle centraline, quelle sul Piave, forse quelle più simboliche, con metodi dei più disparati. Forse 25.000 euro e sto basso in avvocati e ricorsi europei. Fisicamente è andato a bloccare i sopralluoghi quando gli uomini di Zaia e Botacin provavano a venire a guardare dove costruire le centrali. E dovete sapere che le centraline sono finanziate dai contributi verdi che il PD in questa fase, ma prima tutti gli altri governi, hanno sempre aumentato, perché sono il certificato di garanzia che noi diamo all'Europa che effettivamente in Italia si investe, per fortuna, sulle energie sostenibili. Ecco, le energie sostenibili le fanno belluno, ve le sconsigliamo, perché in verità sono cantieri di chilometri di cemento armato, tanto come i piloni che vediamo quando scendiamo a Vicenza sulla vecchia strada, quanto una grande nave sta bene dentro i canali di Venezia, lo stesso impatto. I siciliani qualche giorno fa a bloccare i camion del polverino dell'Ilva che ci spediscono ogni mese a Catania. È vero che cambia ben poco, anzi, se io fossi venuto qua a raccontarvi di un impianto satellitare costruito dentro una riserva naturale, dentro una zona di inedificabilità, magari che manda onde elettromagnetiche dannose, che ha inquinato la falda acquifera, avrei potuto inserirmi perfettamente in questa serie di discorsi. Storie identiche rispetto a quelle che ci sono qui, a parte quelle sulle strade, perché da noi
non esiste questo problema. Le storie identiche le viviamo pure in Sicilia, per cui cerchiamo di capire, so che è molto velletaria come cosa e non è probabilmente questo il posto per raccontarcelo, quale può essere la linea conduttrice che ci può mettere in contatto tra i vari territori. L'invito è quello di ragionare in modo più ampio per arrivare magari a quelle date con delle azioni comuni, con delle manifestazioni comuni, magari con qualche amico che viene a trovarci in Sicilia piuttosto che mandarci Salvini. Il TAV del Brennero è in comune con voi la Valdastico Nord, è un momento un po' di stanca, un po' per le incertezze sui progetti, quando lo stimolo non è immediato, quando il pericolo non è imminente, quando l'acqua non tocca il culo, come si dice, la gente si rilassa, no? Gente molto rilassata, anche troppo, si potrebbe dire addormentata. Non so se saremo in grado di mobilitare molta gente, proprio per la fase critica che hanno i movimenti sulle grandi opere in questo momento da noi. Sulla questione della Valdastico, noi abbiamo una provincia, come sapete la provincia di Trento è una provincia autonoma, conta la provincia, non conta la regione Trentino Alto Adige, conta la provincia, e la provincia ha sempre mantenuto una posizione contraria alla realizzazione della Valdastico Nord. Nessuna folgorazione sulla via di Damasco, proprio interessi di bottega. Ci occupiamo di lotta contro l'agrotossico. Sono venuto a portare l'adesione un po' agli eventi che state preparando. Nello specifico stiamo preparando una manifestazione, una mobilitazione per l'apertura della Fiera di Verona che si terrà nel mese di gennaio. L'importante è che la comunicazione sia circoli e di non creare delle sovrapposizioni, delle doppioni nei momenti che si costruiscono. E volevo solo prevenire una cosa sulla ZAD, come alcune, la ZAD di Notre-Dame-des-Landes, come alcuni lo sanno sicuramente, dunque contro l'aeroporto e il suo mondo, non hanno sgomberato come il ministro lo aveva detto per indigni dire con termini virilisti. Di dire scombaremo dopo Cale perché volevano sgomberare Notre-Dame-des-Landes, dunque l'esperimento, anche un esperimento di vita senza denaro, dunque il futuro dell'umanità, credo. Dopo le elezioni è possibile, secondo i risultati, violenza forte e fisica per riprendere la zona della ZAD. Dunque ci saranno feriti, ci saranno magari anche ancora un morto. Se lo fanno, e non esitare a andare e fare un piccolo viaggio a Notre-Dame-des-Landes perché sarete ben accolti, si mangia bene. E il territorio e il bocage è abbastanza bello. Dunque se qualcuno risponde alla chiamata dopo le elezioni, se succede questo, sarà ben ricevuto. Dobbiamo accettare la scommessa che questa cosa non finisca con abbiamo fatto la bella manifestazione. Adesso, senza che ci rivediamo di persona, però magari facciamo un momento di conference via internet e lavorare per gruppi sulla costruzione delle giornate. In qualche maniera, che siano convegni ma anche assemblee di lotta. Questa è la scommessa che noi facciamo. Cioè, da lì, in qualche maniera, dovremmo farlo diventare un piccolo incubatore di quello che poi si dispiega nella regione nei mesi successivi. Cambia il clima con lo sogno, cambia il pasto sul rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.